uscito e vi chiedo umilmente scusa, ma questo vuole essere una parola di incoraggiamento. Questo vuole essere una parola per dire: tu sei importante, dì al tuo vicino, tu sei importante. Molti pensano che io vado in chiesa o no, cosa fa? Che cambia? Quale differenza fa? Fa la differenza. Lo fa per il Signore, e questo già è tanto, è tutto. Lo fa per il pastore che vi vuole bene, che ci crediate o no, anche quando si arrabbia, perché spesso lo fate arrabbiare, dite al vicino: il pastore ci vuole bene. Poi se non ci credete, peggio per voi, ma il Signore vi vuole, no, il Signore, il pastore vi vuole bene. Fa la differenza. Io guardo le persone che entrano nella chiesa, io vedo le persone che ci sono tre volte, cinque no, io vedo quelle che sono ritardatarie, ma non per giudicarle, ma perché per me sono importanti, perché non per me, in funzione del fatto che sono importanti per Dio, lo sono anche per me. Ognuno di noi ha la sua importanza e la sua collocazione. Il tuo sguardo, la tua mano al fratello, la tua telefonata, la tua parola gentile, il tuo incoraggiamento visivo. Ci sono persone che vi trasmettono gioia e incoraggiamento solo a guardarli. Dici: ma ci sono anche quelli che ti trasmettono il contrario, e ti giri dall'altra parte. Quindi se qualcuno vi saluta, fa... no. Mi state ascoltando stamattina? Noi non dobbiamo ricevere lo spirito di questo mondo, che è uno spirito disgregazionista, ma dobbiamo ricevere lo spirito del Signore che aggrega. Date un bel applauso al Signore. Lo spirito del Signore aggrega, lo spirito del Signore riceve, lo spirito del Signore accoglie, lo spirito del Signore colloca. Appena una cellula entra e viene formata, subito va a collocarsi da qualche parte. Non lo sa, non se ne rende conto, ma c'è qualcuno al di sopra che la va a collocare nella posizione giusta. Gli organi del fegato, scusate, le cellule del fegato sanno che devono stare là. Il sangue sa dove deve andare. È straordinario. Se c'è una delle cose che mi dispiace di non aver fatto nella vita, di non aver studiato abbastanza il corpo umano. Io non sono tra quelli che si lamentano perché volevano fare una cosa diversa dalla vita. C'è chi si lamenta, posso pure capire. Nel caso mio no, io sono contento. Qualche tempo fa ho detto che se rinascevo in una nuova vita facevo di nuovo il pastore, adesso fammi pa- sì, anche adesso. Quindi non è questo, a me non piace, mi vengono sempre parole in inglese, regret. Rimpianto, questa parola non mi ci entra, non mi piace il rimpianto, o se facevo così, o se non facevo, non mi piace, mi fa star male, perché non posso tornare al passato, ma sto al mio presente e voglio vivere al meglio del mio presente. Ma se c'è una cosa che vorrei aver fatto, forse lo farò un giorno, studiare un po' di più il corpo umano, che io credo che il corpo umano è una delle cose più magistralmente create dal Signore. Dio tutto ha creato, che lo vogliono ammettere o no gli uomini, ma Dio ha creato tutto, e fate un bel applauso a colui che ha creato tutto e ringraziamolo qualche volta e diciamogli: grazie Signore, grazie che ha creato quella sorella, quel fratello, quel bambino, me stesso, i miei figli, i miei nipoti, no, quelli non ancora, Signore convinceli, vabbè, capite? Io ultimamente incontro spesso fratelli coetanei: pastore, come va? Bene, grazie. Quanti figli hai? Due. Quanti nipoti? Nessuno. Che stanno a fare i vostri nipoti? Vabbè. Ci siete? Le nonne sono brave a dire, datevi da... Va bene. Ok? Allora, noi vogliamo, dobbiamo capire che il Signore ci ha creato in un modo stupendo e dobbiamo ringraziarlo per questo. Il corpo umano è straordinario, ma sapete, il corpo umano, il corpo degli esseri viventi in generale, è la parte visiva, terrena, evidente, razionale di una mente creativa, spirituale, onnipotente, gloriosa, eterna, che è la mente di Dio. La Chiesa è formata allo stesso modo e funziona molto similmente. Le persone non se ne rendono conto, le persone pensano che la loro vita è la loro vita. Fratelli, che tu lo voglia o no, la tua vita è condizionata dalla mia, la mia vita è condizionata dalla tua. Dici: vabbè, allora è meglio che ognuno per la strada sua. Va bene, non incontro te, incontrerò lei, non incontro lei, incontrerò lui. Mi state ascoltando?
Non incontrerete me, incontrerete un altro. Meglio com'è chi lascia quello che la chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia, non sa quel che trova, però fate come vi pare. Mi state ascoltando? Perché molti vanno da una chiesa a un'altra, da una famiglia a un'altra? Ah, da una famiglia a un'altra, lasciano. L'altro giorno sentivo una testimonianza, ieri, una testimonianza di una persona. Il marito aveva due amanti, due mogli e una moglie morta, quindi non so quante donne aveva avuto. E i figli sono sbandati perché la gente non è soddisfatta, perché la gente non capisce la propria collocazione. È alla ricerca di una funzione, ma è la funzione che dipende dalla collocazione e non la collocazione dalla funzione. Questo, se voi capite questo, abbiamo capito molto della predicazione di stamattina. Noi dobbiamo essere ben collocati. Dici, ma allora non devo avere una funzione? Non ti preoccupare, l'avrai. Quando tu sei collocato in un corpo sano, prima o poi il corpo sano sarà fatto in modo che tu troverai la tua funzione. Ma se tu nella ricerca di una funzione non ti collochi, la funzione non arriverà mai. E senza volerlo ti potresti ritrovare a svolgere una funzione alla quale non sei stato chiamato. Lo dico col timore, col rispetto e con la considerazione di tutti i servi del Signore. Ma ci sono pastori che sono pastori perché si sono autodichiarati pastori, ma mai sono stati chiamati ad essere pastori. Fratelli, non sto giudicando nessuno, ma è terribile. Ma voi ve lo immaginate un dottore che vi deve operare e non è un dottore? Vi fareste operare da quel dottore? Potrei parlare degli anziani, potrei parlare del gruppo musicale, ogni funzione, ogni organo deve essere lì con la funzione ad essa attribuita. Ci siete ancora con me? Ma è importante costruire la nostra collocazione e dobbiamo agganciarci e identificarci col corpo. E allora il Signore farà in modo che a noi arrivano i segnali giusti perché capiamo ciò che siamo chiamati ad essere in questa vita. Amen, fratelli. Perché se io a tutti i costi voglio essere pelle, perché devo essere visibile, ma non sono pelle, la pelle non può essere pelle se non è stata chiamata ad essere pelle. Ecco come si formano, molto semplicisticamente, i tumori. A volte delle cellule impazziscono, credono di essere fegato e non lo sono, e si attaccano al fegato. E sapete, andiamo alla terza categoria di organi, quelli che non funzionano, sono vivi ma non funzionano, perché non sono collocati bene. E allora assorbono e vanno a mangiare il nutrimento di altre cellule, di altri organi che erano stati chiamati a quella funzione, ma loro non erano chiamati a quella funzione, hanno sbagliato la posizione. Tre sono i concetti: collocazione, posizione, funzione. Ditelo con me: collocazione, posizione, funzione. La collocazione è per tutti, tutti dobbiamo essere collocati nel corpo. La posizione dipende dalle persone e dalle funzioni che devono svolgere. Il fegato è lì, le cellule del fegato sono lì perché quella è la loro funzione. Ecco perché stanno in quella posizione, ma comunque hanno una collocazione. Se io sono riuscito a trasmettervi questo, abbiamo fatto tanto stamattina. Questo non è, fratelli, uno di quei culti, di quelle parole solo di incoraggiamento, gloria a Dio, andiamo a casa. Questa è una parola importante, ecco perché era così difficile, ecco perché a volte voi mi dovete capire, io non sono perfetto e sbaglierò pure nelle mie reazioni, ma io ho seriamente il peso di darvi la parola del Signore. Quando io vengo qua la mattina, io non vengo, apro la Bibbia e vi do la parola. Io dico e piango davanti al Signore, dammi la tua parola, Signore. Quella parola di cui ha bisogno quel fratello, quella sorella, quella chiesa in quel momento. E allora quando io arrivo qua e poi le cose varie mi distraggono dalla parola, io ho una santa
No, sorella, vorrei. La moglie, vedi, rabbia, io non volevo dire quello, ma ho un peso, perché io quando stavo in macchina è come se il Signore mi facesse vedere le persone. Guarda qual è il problema nella chiesa del Signore, che tu curi, perché io sto parlando a voi. Dì al tuo fratello, alla tua sorella, sta parlando a me. Dai, coraggio, sta parlando a me. Non è, sì, sto parlando anche ai miei ascoltatori via internet, ma non è una cosa buttata lì, questa è una parola per noi stamattina. Chiedetelo al Signore, perché io non lo so del tutto, ma so una cosa: tutti noi siamo importanti davanti al Signore e siamo onorati dal Signore. Non a caso ho scelto quel passo. Dio dà a tutti l'onore dovuto, anche quelli che secondo il mondo sono meno onorevoli, perché tutti hanno una funzione. Non c'è una funzione più importante dell'altra, e neanche una più bella o più onorevole dell'altra. Una delle cose, poche sono le cose che ho imparato nella vita, ma una delle cose che ho imparato, che ogni lavoro che si svolge ha il suo lato positivo e il suo lato negativo, la sua facilità, la sua difficoltà, la sua bellezza, la sua non bellezza. Ci siete con me? L'altro ieri ho incontrato, dopo tanti anni, mia cugina, che è dottoressa. E io ricordo quando eravamo bambini, fin da quando eravamo piccoli, lei aveva questo sogno di diventare dottore. Lo diceva sempre: io da grande farò la dottoressa. Io dicevo: sì, vabbè, tutti lo dicono, pure io, ma... No? Invece è diventata una dottoressa, e allora parlando con lei, lei mi diceva: oh, se potessi tornare indietro. Ho detto: oh, oh. Questo è un linguaggio che non mi piace, ma la vedo una volta ogni 10 anni, mi devo star zitto, no? E se potessi tornare indietro farei l'insegnante. Io la conosco bene, anche se da tanto tempo non ci vedevamo. Sono sicuro che sarebbe una brava insegnante. E ho pensato a Maria, sì. Sarebbe una brava insegnante, ma lo so, non è facile essere insegnante. È facile? Dottore, è facile essere medico? No, eh? Se sia mai il bisturi la affondi un po' più del dovuto e tagli una vena che non dovevi, o un nervo che non dovevi tagliare, Neanche facile fare pastore, neanche facile fare l'editore, neanche facile fare qualsiasi altro lavoro. Ci siete? Ma gli uomini sono abituati a dare un valore al lavoro che svolgono in base al riconoscimento che gli altri danno. Se vuoi offendere una persona, gli dici: sarebbe bene che tu vai a fare lo spazzino. Non è giusto, Non so se è giusto, ma dite, la signora, dobbiamo essere sinceri o no? È così che succede? Beh, io vorrei vedere se domani, dopodomani, fra un mese, 3 mesi, lo spazzino non passa. Ci siete? Che succederebbe? Perché non è importante la funzione, è importante la collocazione. Ma prima o poi, però, quando la collocazione c'è e la posizione è stata identificata, è importante anche la funzione, perché se nessuno svolge le proprie funzioni, l'organismo non funziona. Scusate il gioco di parole, ma è questa la realtà. Ora, vogliamo essere tra quelli che se ne stanno a giudicare il fatto che l'organismo non funziona, o vogliamo essere tra quelli che vogliono trovare la soluzione per far funzionare sto benedetto organismo? Una delle cose che non ho mai sopportato, quando tu vai al bar a prenderti un caffè e ti vedi quelli che stanno là da 3 ore, 4 ore, 10 ore, che stanno a farla? A chiacchierare. Io pensavo che era un fatto italiano. Sono stato in Inghilterra, lascia perdere. È vero? Tutti sono primi ministri. Tutti sono, adesso è mondiale, passate fra 10 giorni davanti a un bar, sono tutti allenatori, come si chiamano adesso, mister, coach, no? Che non sanno neanche che significa, ma sono coach. E dici: ma ce l'ho una bella coach, ma è un'altra coach. Ci siete con me? E stanno lì a giudicare, a valutare. No, perché lo spread, se salisse, se scendesse, non sanno manco cos'è lo spread, perché stanno alla ricerca di una funzione, ma non hanno trovato una collocazione ed una posizione. Che fai?
sono disoccupato. No, che fai? Aiuto mio padre. E tuo padre che fa? È disoccupato. Ora, non c'è nulla di male a essere disoccupati quando uno non riesce a trovare lavoro, nessuno si offenda, perché io sono stato a suo tempo disoccupato. Ma chi è disoccupato può trovare comunque qualcosa da fare, al di là della retribuzione, perché oggi il lavoro si sa com'è, no? Una cosa che apprezzo in certi giovani è che si danno da fare. Dì al tuo vicino, datti da fare. Ma io ho studiato per essere ingegnere nucleare, però in Italia il posto come ingegnere nucleare non c'è, quindi non c'ho lavoro e quindi devo avere il sussidio dello Stato. Ma vai a lavorare, vai a zappare, fa qualcosa, di al tuo vicino, fa qualcosa. Dici, ma mo il pastore si è arrabbiato. Non mi sono arrabbiato, mi sembra un arrabbiato. Prima lo ero. Irritato. No, neanche irritato. Sono entusiasta di quello che sto dicendo perché ci credo a quello che dico. La realtà. E nella Chiesa è la stessa cosa. Lo spirito del mondo entra nella Chiesa e ti fa pensare, ma tante, a che sorella, tu sei importante. Fate un bel applauso a questa cara, bella sorella. Solo Dio lo sa come sono sincero nel dirtelo. Lo so. La sorella che vedete là, che oggi non c'è, la sorella Assunta, voi non avete idea di quanto è importante quella donna. Quando quella donna mi viene a salutare, il suo saluto mi ridà 3 giornate di ricarica. Spesso mi capita di dormire 4 ore, potete immaginare una persona che dorme 4 ore, no? Ma io vado a salutare lei e mi sento come se ho dormito 10 ore. Fratelli, diamoci una mossa, diamoci una svegliata, diamoci una collocata. Noi siamo parte di un corpo. E il fatto che io ci sto, che non io Pietro, io persone in generale, il fatto che noi ci siamo o no, fa la differenza. Invece noi siamo vittima di questa mentalità diabolica, corrotta che è nel mondo. Tutti si aspettano che qualcun altro fa qualcosa per loro e li riconosca e non capiscono che loro sono lì e hanno una posizione importante. Sono collocati e hanno una posizione e dovrebbero avere prima o poi una funzione. Ci sono momenti nella vita quando noi svolgiamo funzioni diverse da quello che ci aspettavamo, in preparazione di ciò che ci dobbiamo prendere come funzioni, ciò che dobbiamo fare. Io ricordo quando all'inizio del ministero, ma devo dire, io ho sempre svolto il ministero con entusiasmo, questo lo dico con tranquillità, perché mi piaceva quello che facevo, lo facevo con gioia, ma mi ricordo quando io stavo a lavorare la mattina, dovevo premere un tasto per stampare le fatture in una grande azienda e il mio capo era una persona che non aveva studiato informatica, io avevo studiato informatica, mi piaceva l'informatica, capivo l'informatica. Questo signore aveva imparato 3 tasti e uno di questi 3 tasti l'aveva affidato a me, premi quel tasto e fa la fattura. E io dicevo, signore, io ho studiato per essere programmatore di computer e sono qua a premere il tasto che può fare benissimo non un operatore ma una persona qualsiasi che passa di strada, gli insegna, un bambino lo fa. Dove sta Sara? C'è oggi? Non c'è Sara oggi. C'è l'altra Sara, c'è Ian, eh? Quelli vi insegnano a far premere il tasto. Eravamo alla cellula l'altro martedì, ha visto Saretta la piccolina, quella di quando c'ha? 10 mesi. Ha visto che io facevo così, premevo sull'iPad, avevo appena mangiato. Per 3 giorni ho trovato la traccia di Sara. Ma è straordinario, ho detto, 10 mesi, quello già mi insegna a me come si fa. Fra un po' non mi meraviglio se dici, pastore, ecco dove devi premere. E io dopo aver studiato tanti anni, stavo là a premere il tastino. E un giorno pianto davanti al Signore. Ho detto, Signore, qual è la mia funzione? Sono nato per premere il tastino della stampante di questa azienda e mi ricordo come fosse ora che il Signore mi disse, non ci fu una luce dal cielo, un fulmine, ma l'ho sentito dentro, il Signore disse, se tu sarai fedele a premere questo tasto, io ti farò scoprire la tua funzione. Qualcuno può fare un applauso al Signore?
E allora ho premuto il tasto, ho ripremuto il tasto, ho sopportato che quella persona che non aveva imparato, che non aveva studiato, mi dicesse pure il tasto lo devi premere col dito sinistro o destro, che non faceva nessuna differenza. Ma vi dico, se io non facevo quello, non potevo fare tante delle cose che, con tutta la mia miserezza, ho cercato di fare per l'opera del Signore. Perché io ho trovato la mia funzione, dopo essere stato sicuro di essere stato collocato, di avere una collocazione, e piano piano ho trovato la mia posizione. E non è mica finita, non è finita. Perché finché noi viviamo su questa terra, sia la nostra collocazione, no, sia la nostra posizione che la nostra funzione possono cambiare. Ma vi dico una bella cosa: non cambia la nostra collocazione. Amen, amen. Perché il Signore non ci chiamerà mai a staccarci dal corpo di Cristo. Alleluia. Ci siete con me? Allora la collocazione è più importante della posizione ed è più importante della funzione. Le funzioni e le posizioni possono cambiare, ma la collocazione resta. Amen. Ieri c'era un servitore del Signore che ha predicato, aveva intorno a 80 anni. Si festeggiava ieri 50 anni di ministero, 15 anni da oggi per me circa. Ok? E quindi 15 anni, 50 anni di ministero. E lui insieme alla moglie, veramente carini, sono venuti davanti, poi lui ha predicato. Ha detto: come vorrei avere la forza che avevo prima. Ed era tutto energico, dovete vedere come predicavo con energia. Ma lui ha detto una cosa che ho sempre pensato, ho detto: oh, siamo in due. Lui ha detto così: oggi io, lui viene da chiese grandi, ha piantato chiese enormi in Brasile, adesso in Italia sapete che le chiese grandi sono rare. Ha detto: io sono venuto in Italia dopo essere stato in Brasile, dove predicavo a migliaia e migliaia di persone. Sono venuto in Italia, ho predicato a 20, 30, 50 persone alla volta, ma io non ho mai smesso di predicare, perché predicare è nel mio DNA. E poi ha detto: poi se il Signore mi chiama ad andare, 80 anni, ad andare in giro a predicare la parola alle chiese, ci vado con gioia, anche se è cambiata la mia posizione. E notate, questa parola era già venuta nel mio cuore, non è che sto predicando perché ho sentito questo, per me è stata invece una conferma. E lui ha detto: perché non importa, ha detto, io sono uno che ha la parola e questo posso darvi. Mi state ascoltando bene? Quindi non è importante la posizione, o meglio, è importante la posizione, è importante la funzione, ma la cosa più importante è la collocazione. Quindi se lui va a predicare in giro per le chiese d'Italia, o se ne sta nella sua chiesa dove il Signore l'ha chiamato a pasturare, cambiano le posizioni e le funzioni, ma non cambia la collocazione, perché lui fa parte della chiesa del Signore. Allora io vi sto cercando di incoraggiare, sto cercando di incoraggiarvi stamattina a mettere le radici nella presenza di Dio e nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Le radici che cominciano con la Chiesa locale. Voglio dire due parole sulla Chiesa locale. La Chiesa locale non è la Chiesa universale, ma non ci sarebbe Chiesa universale se non ci fosse la Chiesa locale. Lo dobbiamo mettere ben chiaro questo, perché col fatto che la Chiesa non è locale ma è mondiale, uno perde la sua collocazione locale, ma solo quando tu hai una collocazione locale puoi muoverti a livello mondiale nella Chiesa del Signore. Ci siete? Tant'è vero che la storia ci insegna che le persone che creano più problemi, hanno più problemi, perché chi ha problemi ne crea, ditelo con me, forza, chi ha problemi, ditelo più forte e convinti, non siete molto convinti? Guardate, ve lo dico, è così, dai, dite con me, chi ha problemi ne crea.